Ciao a tutti, eccomi con un video piccolo piccolo veloce. Spesso mi viene chiesto come mai, soprattutto nel gruppo di Facebook, mi viene chiesto come mai la frutta va mangiata non dopo, subito dopo il pasto, ma fra un pasto e l'altro come spuntino. In effetti molti dei dietologi da cui sono andata mi hanno consigliato di non mangiare la frutta al pasto. In realtà il mio dietologo attuale non si è posto alcun problema, infatti la frutta me l'ha messa a fine pasto, come fra l'altro io ho sempre fatto. Cioè io ho sempre mangiato la frutta a fine pasto e non sono mai morta, non mi è mai successo niente per questo. E vabbè, quindi ero curiosa di cercare una risposta, cioè ci sarà una motivazione, ho pensato, no? E sono andata a vedere su internet, ho fatto un po' di ricerche e sono giunta ad una soluzione, cioè ad una spiegazione di questa prescrizione in qualche modo, e io ve la comunico così la sapete anche voi. E io non sono totalmente concorde, in effetti questa soluzione e questa spiegazione non è condivisa da tutti. Molti credono che sia semplicemente una istruzione che deriva dal periodo in cui sono nate, sono sbocciate, sono fiorite le diete dissociate e che puntavano essenzialmente a non mettere tanti alimenti differenti all'interno di uno stesso pasto, ma a diluirli durante la giornata in modo da non fare degli accumuli, avere degli accumuli di cibo all'interno del pasto. Se, cioè, la teoria è questa: se io vi dico che la frutta non va mangiata all'interno del pasto, poi voi la mangerete a merenda, quindi l'apporto calorico del pasto diminuisce e voi lo suddividete in tanti spuntini. E molti dicono che sia derivante da, cioè che la spiegazione sia soltanto questa, e quindi che effettivamente mangiare la frutta non provochi nessun disturbo all'interno dei pasti. Tanti altri invece sostengono diversamente, cioè dicono che mangiare la frutta può rallentare moltissimo la digestione, perché secondo questa teoria la frutta viene digerita molto molto più velocemente rispetto agli altri alimenti. La frutta, al contrario degli altri alimenti, non viene digerita nella bocca e nello stomaco, ma semplicemente nell'intestino. Cosa succede se noi la mangiamo dopo un pasto? Sia nel caso dei carboidrati che delle proteine, hanno una digestione che incomincia nella bocca, prosegue nello stomaco e finisce nell'intestino. E quindi rallenta, se noi mangiamo subito dopo i carboidrati o le proteine e la frutta è costretta a seguire, il percorso che fanno gli altri alimenti. Quindi si accoda a quelli che abbiamo mangiato precedentemente, che hanno bisogno di una digestione molto più lunga. E cosa succede? Rimane lì nello stomaco ad aspettare che gli altri vengano digeriti. Questa spiegazione è molto tecnica. E rimane lì, aspetta, aspetta e fermenta. La fermentazione, innanzitutto, crea gonfiore e poi potrebbe essere anche, per alcuni, addirittura arriva a diventare tossica, perché il cibo fermentato, insomma, crea un ambiente idoneo allo svilupparsi di batteri. I batteri possono anche provocare delle malattie e quindi il cibo può anche putrefarsi in qualche modo. E quindi è un problema, ecco. Tutto qui. In questo modo lo stomaco non riesce a digerire tutto. La digestione nello stomaco diviene insufficiente, comunque non completa, incompleta. L'intestino viene sovraccaricato di oneri, cioè deve digerire anche la parte che non è stata digerita dallo stomaco. Questo sovraccarico può portare un rallentamento nella digestione e a una digestione incompleta. Quali sono le mie conclusioni? Detto questo, io ho sempre mangiato la frutta alla fine del pasto e sono sopravvissuta. O sono molto fortunata io, o questi fenomeni probabilmente si svilupperanno soltanto in persone che hanno una digestione rallentata di loro, o comunque hanno dei problemi di digestione in generale, o magari sono più deboli nell'apparato digestivo. Io questo è quello che penso. Però, visto che non sappiamo se effettivamente può crearci un gonfiore o no, la mia soluzione sarebbe semplicemente allontanare la frutta dai pasti. Non ci costa nulla, in effetti, mangiare la frutta lontano dai pasti, e visto che male non fa, io punterei a farlo. Voi cosa ne pensate? Vi è mai successo di avere dei gonfiori dopo il pasto? Avete mai provato in quel caso a togliere la frutta e avete riscontrato dei miglioramenti? Secondo me, se voi mi risponderete, magari può essere utile, magari arriviamo effettivamente ad una conclusione di questa questione. Non lo so. Per ora è tutto, vi saluto, un bacione, ciao!